Basta. Ok. Allora, vi parlerò dell'ascesi nella vita di preghiera nella tradizione monastica. Bisogna partire dal mistero dell'incarnazione perché è quello che ci permette di capire come mai i corpi umani, come dice la lettera di San Paolo, possono essere templi dello spirito. E qui è un grande mistero che va capito soprattutto nell'esperienza. Comunque nella spiritualità vera il corpo partecipa pienamente alla vita di preghiera, anzi è il corpo stesso che è spiritualizzato, come affermano molti padri della Chiesa. Dice appunto Gregorio di Nissa, il Verbo si è fatto carne per riportare la nostra carne sulla via dello Spirito, affinché tutta la pasta sia santificata con Lui, perché le primizie erano state santificate in Lui. Per cui il presupposto dell'ascesi monastica è proprio il collegamento tra corpo e anima. Non c'è una scollatura. Gregorio Panamas, che è un grande teologo dell'esicasmo bizantino, diceva: noi non applichiamo il nome di uomo separatamente anima e corpo, ma i due insieme, perché l'uomo intero fu creato immagine di Dio, quindi anche il corpo. I monaci esicasti hanno sempre raccomandato come condizione per la meditazione la partecipazione del corpo alla preghiera. Il corpo comunque in modo conscio o inconscio prende parte ai movimenti dell'anima. Basilio Magno affermava: considera come le forze dell'anima influenzano il corpo e come i sentimenti dell'anima dipendono dal corpo. C'è un'interrelazione molto forte. Per cui l'ascesi in realtà non è mai uno strumento con cui l'anima fa la guerra al corpo, ma piuttosto è lo strumento con cui ritrovi l'armonia tra corpo e anima, quell'armonia perduta. Per parlare di ascesi dobbiamo necessariamente partire dalle passioni. È un tema un po' delicato. Comunque dall'Oriente all'Occidente il tema delle passioni è legato al tema della libertà e quindi al tema dell'amore, perché la libertà è la condizione dell'amore. I miti greci dipingono con grandissima efficacia lo stato di perenne agitazione dell'animo umano che si affanna per inseguire dei beni irrisori, condannandosi a una perpetua fatica e insoddisfazione. Ci sono tre miti importanti per capirlo. Il primo è Sisifo, che era il più scaltro dei mortali, e lui, avendo tradito i segreti degli dèi, è condannato a spingere in cima a un monte un masso che ogni volta rotola in basso e deve ripetere eternamente questa fatica. L'altro è Issione, che è stato sacrilego, viene legato a una ruota infuocata che gira incessantemente perché aveva gustato però il cibo degli dèi che rende immortali. La sua condanna è senza fine. E infine Tantalo, che inganna e tradisce gli dèi dei quali era favorito, è condannato a stare immerso fino al mento nell'acqua, ma non la può bere perché se si avvicina lei si allontana e di fronte a lui c'è un albero con frutti succosissimi, se protende il braccio a prenderli il ramo arretra. I filosofi greci avevano visto in questi tre miti una metafora del desiderio non controllato, che è quello tipico delle passioni ed è il suo meccanismo perverso. Come affermava Lao Tse, grande mistico cinese, non c'è peggior calamità che l'aumento smodato dei bisogni, che è il meccanismo alla base della schiavitù del consumismo. Il consumismo si innesca proprio su questo, è una forma di idolatria che nasce dal desiderio infinito dell'essere umano e l'ha soddisfatto nel modo sbagliato. Per cui chi contrasta l'esperienza divina, l'aspirazione divina che ha dentro di sé e cerca soddisfazione nei piaceri bassi e non piaceri spirituali, si condanna ad una fatica improba e perenne e non trova mai appagamento. Di questo parla il mito greco. Allora, le passioni. Oggi è difficile parlarne con persone del mondo occidentale perché siamo schiacciati in una tenaglia. Da un lato il moralismo ottuso che non ha la minima idea di cosa sono le passioni, e dall'altra il libertarismo esasperato. Tutte e due queste posizioni non sono in grado di cogliere l'essenza delle passioni, il loro mistero. Il termine passione nel nostro linguaggio ha una connotazione immediatamente negativa, dà già fastidio, perché deriva da patire, cioè star male. Per cui in realtà va rielaborato col linguaggio degli antichi, parlavano di una medaglia con due facce. Gregorio di Nissa dice: o sono potenze, delle dynamis, delle forze, create da Dio nell'animo dell'uomo e destinate a servirgli da strumenti e attrezzi, oppure se ne perde il controllo sono energie dirompenti che non sono più proprie della natura umana, ma di un essere irrazionale. Quindi
questi doni divini, queste dinamiche, queste forze, queste energie, se si pervertono diventano passioni. Anche Giovanni Climaco lo dice chiaramente, dice: si ingannano quanti affermano che alcune passioni dell'anima sono frutto di natura, ignorano costoro che siamo noi a trasformare in passioni malvagie delle dinamiche, cioè delle potenze congenite in ogni natura creata. Quindi, da un lato abbiamo questi doni divini che sono la forza per crescere, ma è indiscutibile che le passioni non controllate sono la fonte dell'incessante inquietudine che ci impedisce di vivere la vita. Oscurano la coscienza, distorcono la visione del mondo, tolgono pace e libertà interiore. Nella saggezza indiana c'è un termine preciso per descrivere questo stato, no? Che è avidya, la non conoscenza, l'ignoranza, la cecità spirituale, che ci fa credere che è eterno quello che eterno non è, che è puro quello che non è puro, che è bene quello che non è male, che è male. Per cui questa ignoranza con cui ci illudiamo che i nostri averi, le nostre conquiste siano il nostro bene, e così ci procuriamo le più terribili delusioni. Per cui il primo gradino per la crescita in tutte le grandi scuole monastiche, anche non cristiane, è la terapia delle passioni. Ogni scuola ha il suo metodo, che permette di trasformare il modo di essere e di vedere. Ecco, facendo riferimento ai grandi padri, possiamo affermare, quindi, che abbiamo delle potenze dentro in noi. Se sbagliamo mira, diventano passioni. Ma sono le passioni che dobbiamo utilizzare per crescere. Quindi non vanno represse, ma va cercata la giusta direzione, che è aggiustare la mira, prendere la mira. Il termine corretto, filologicamente, per peccato, è proprio sbagliare la mira. Questo farebbe pulizia di tanto moralismo, no? Non è che ho violato una regola e sono peccatore, ma ho una potenza buona, ma non la indirizzo al bene. È fondamentale capire questo. Nel Vangelo tra il peccato è sbagliare la mira. Per cui le passioni non sono forze negative da reprimere, ma energie benefiche per le quali bisogna trovare la giusta direzione. Nella letteratura patristica si afferma persino che il corpo di Cristo incarnato era soggetto alle passioni, ma senza alcuna inclinazione al male, se no non era un vero uomo. Aveva le passioni, ma le usava tutte bene, non sbagliava mai la mira. E questo è fondamentale. Per cui sull'esempio di Cristo, dicono i padri, l'uomo può elevarsi a Dio solo attraverso le proprie passioni trasformate. Quindi nella tradizione monastica non esistono difetti in quanto tali, ma abbiamo dei vizi che, se però li orientiamo al modo giusto, diventano proprio gli strumenti di crescita. Per cui ogni perversione passionale corrisponde ad una virtù, ma solo convertendo la passione e non reprimendola si può raggiungere lo stato di beatitudine. Qui c'è stato un grave equivoco nella morale e nell'ascesi dopo il 1600. Nel Medioevo non ragionavano così. Questo magari traduciglielo, che non è un'idea medievale questa, ma è un'idea molto più successiva al Medioevo. Okay. You were saying that this is not an idea that comes from the Middle Age, but it's something that became very later on. Quello di reprimere le passioni in realtà inizia dal 1600 in poi a entrare nell'ascetica, prima non c'era. Per cui l'uso egoistico di queste potenze nate per il bene le fa deviare, ma non c'è nessun vizio che non sia convertibile. I padri facciamo proprio esempi precisi, no? Crisostomo dice: la competitività che è stata data per emulare la virtù è stata trasformata in invidia. Addirittura pensate alla vanagloria, un padre del deserto: odio la vanagloria dei giovani perché faticano e non hanno ricompensa. Questo dicevano alcuni padri del deserto che non avevano colto questa essenza, ma un altro anziano molto sapiente gli rispose: io invece li approvo appieno, è utile ai giovani aver vanagloria e non cadere nella negligenza. In effetti, se hanno vanagloria devono contenersi, vegliare, esercitarsi, acquisire la carità, sopportare fatiche in vista della lode, ma comportandosi così la grazia di Dio gli viene incontro e gli dice: perché non fatichi per me ma per gli uomini? Allora si lasciano persuadere a non far più attenzione alla gloria umana ma a quella divina. Quindi va trasformata questa forza. Ecco, entrando nel specifico dell'ascesi, c'è una piccola introduzione, poi sarebbe da sviluppare, però è interessantissimo che i padri della Chiesa hanno provato un grande fascino verso l'Oriente, l'estremo Oriente,
Cardinal Spidlick, che è uno dei grandi esperti di spiritualità cristiana orientale, afferma addirittura, non so se conoscete Cardinal Spidlick, che è molto famoso qui in Italia, deceduto da pochi anni, diceva: per molti contemporanei è stata una scoperta venire a sapere che molti degli esercizi ascetici yoga erano già praticati parecchi secoli fa dai monaci cristiani. I padri della Chiesa provavano un grande fascino verso l'India e motivavano le scelte ascetiche ricordando gli asceti indiani. De Santis, che ha curato il libro di Palladio sui monaci indiani, dice proprio che i padri della Chiesa alludono ai bramini come depositari di una sapienza naturale primigenia, di una morale simile a quella cristiana. E questa suggestione è sopravvissuta in tutto il Medioevo. San Girolamo si domandava perché un cristiano non deve fare lo stesso che fanno gli ebrei con le prescrizioni alimentari, i bramini indiani, gli geosofisti egizi, che si cibano di orzo, riso e frutta. Questi temi li troviamo in Clemente Alessandrino, Ippolito, Tertulliano, Agostino, Ambrogio, anche Origene. Si richiama a tutte le antiche tradizioni ascetiche pre-cristiane, celtiche, persiane, greche, egizie, indiane, in cui vedono cose positive. Palladio ha scritto 3 libri. 2, è strano, uno è La vita dei monaci cristiani e uno è La vita dei monaci indiani. Quindi è spontaneo metterli in parallelo. Cioè, vuol dire che loro avevano questa idea, che ritenevano che ci fosse proprio una similitudine, siamo nel IV secolo. Comunque è sorprendente che ci sia una universalità dell'ascesi. Anche Mircea Eliade, questo geniale pensatore, dice che le pratiche ascetiche monastiche sono uguali in qualsiasi religione si pratichi. Dice bene anche la Fides Ratio, l'enciclica. Bisogna sempre tener conto della universalità dello spirito umano, le cui esigenze fondamentali si ritrovano identiche in tutte le culture. Quindi l'ascesi è un fatto universale. Le tecniche ascetiche quali sono? E quali sono i presupposti, no, nella vita monastica? Ve lo dico brevemente. Ecco, l'arma a disposizione per disciplinare le passioni è l'ascesi. L'ascesi è proprio un termine tecnico, sia per allenarsi alla guerra sia per allenarsi nello sport. Per cui ascesi e vita spirituale sotto la guida di un padre spirituale esperto permette di mantenere il corpo in salute, controllare le passioni, educarle verso fini elevati, rendere lucida la mente, potenziare facoltà intellettive, elevare la contemplazione e ritrovare la strada verso l'assoluto, quell'infinito che ci ha creati e ci ha pensati come esseri spirituali. Per cui le pratiche ascetiche sono sempre state ritenute indispensabili per la vita monastica. Cassiano, senza che questo escluda l'intervento della grazia, Cassiano lo dice con equilibrio. È come da una parte affermiamo che gli sforzi dell'uomo per se stessi e senza l'aiuto di Dio non possono arrivare a perfezione, così pure dall'altro verso ci sentiamo di confessare che misericordia e grazia divina sono concesse a chi si affatica fino a grondar sudore. Le due forze devono essere messe insieme, se no. Comunque va chiarito che nelle fonti monastiche l'ascesi era una pratica intelligente per la crescita e mai un esercizio per soffrire. L'ascesi è stata paragonata dai padri all'allenamento dell'atleta, mai a una punizione. Ogni atleta sa che per ottenere risultati sportivi deve sottoporsi a una disciplina, magari ritirandosi dalla vita coniugale, imponendosi restrizioni di dieta, rinunciando a eccitanti, dandosi un ritmo di vita regolare. Ecco, nell'ascesi atletica sembra normale a tutti, nessuno obietta. Se si parla anche oggi nella Chiesa di pratiche ascetiche, ti guardano un po' storto. Per cui la tradizione ci insegna questa cosa preziosa: l'ascesi è indispensabile per preparare la grazia dello Spirito. Questo rapporto tra ascesi e trasformazione pneumatica è espressa dalla formula classica dei padri del deserto: dona il tuo sangue, ricevi il pneuma. Per cui è il pneuma divino che scorre nelle vene di un corpo spiritualizzato, è il corpo di luce, di cui parleremo in conclusione. Vi faccio un breve dettaglio di alcune pratiche ascetiche, ovviamente sono tante, ne ho selezionate, non possiamo approfondirle, io su ogni, se vuoi questo puoi aggiungerlo un attimo, io di ognuna di queste pratiche ascetiche ho scritto un piccolo manuale, ognuna da sé necessiterebbe di un manuale. Practice, but for,
e non le cito tutte ovviamente in questo contesto, ma alcune per darvi una chiave per capire anche le altre di cui non posso parlare adesso. Quindi, le metanie, è un termine greco, is an ancient Greek word. Abbiamo accennato spesso all'introduzione come è importante il corpo per preparare la contemplazione. Per alcuni asceti è indispensabile farlo partecipare. Ecco, ci sono questi movimenti da profondo significato religioso, le metanie, che non hanno l'efficacia delle asana dello yoga, sono meno raffinate. Ma ad esempio la grande metania assomiglia all'asana del saluto al sole e è molto simile al salat, che è la preghiera dei musulmani, tanto che alcuni studiosi dicono è l'asana del saluto al sole che i cristiani hanno trasformato in metania e i musulmani hanno trasformato nel salat, i gesti della preghiera. Era la principale pratica ascetica quotidiana per tanti monaci. Simeone lo Stilita, quando sono arrivati a contarne 1240, chi l'ha contata e si è stancato, no? La metania ha un potere notevole. Se si ha una tentazione notturna, dicono 49 metanie recitate insieme al mantra, insieme alla piccola preghiera, allontanano la tentazione. C'è proprio un'azione nello yoga, si dice, no? I gesti del corpo lavorano sulle ghiandole e determinano stati mentali. La metania ha un potere grande nella conversione, tanto che un padre del deserto dice che è stato Satana a convincere Adamo a nascondergli, perché se lui faceva una metania avrebbe risolto tutto, nonostante il peccato originale. Bastava una metania. Pensate che potere aveva. Questa tradizione c'era anche nel monachesimo occidentale, con genuflessioni, prostrazioni, perché avevano delle pratiche simili allo yoga, più semplificate, alcune discipline yogiche. Pensate appunto, Chiara da Montefalco ne faceva addirittura migliaia al giorno. E diceva Chiara da Montefalco che per raggiungere la virtù occorre esercizio fisico. Poi dieta e digiuno. Tra le pratiche principali che accompagnano la vita contemplativa c'è l'astinenza dalla carne e dei cibi eccitanti. Sembra quasi inevitabile. La storia ci presenta tanti casi in cui, se non è nella regola, è Gesù stesso che per rivelazione divina glielo dice. A San Dositeo ha detto: se vuoi andare avanti devi smettere di mangiare carne. Gliel'ha detto a Santa Margherita di Cortona, a San Filippo Neri. Molto interessante. Ecco, alle origini del monachesimo è universalmente presente la dieta vegetariana, nella regola benedettina, cistercense, camaldolese, eccetera, no? E certosini ne hanno fatto una chiave della loro esperienza. C'è un aneddoto pittoresco, per cui quando Urbano V ha voluto sopprimere l'uso del magro, della dieta vegetariana, nelle mense certosine, non c'è riuscito perché una delegazione di monaci centenari l'ha raggiunto ad Avignone a piedi per dirgli: guardate che noi stiamo benissimo, non è che ce la devi togliere questa dieta. Questa prassi infatti è ancora viva al giorno d'oggi, senza che la salute dei monaci ne abbia risentito. L'alimentazione è uno dei fattori che più influenza l'attività mentale. Il corpo deve star sano perché l'attività mentale e spirituale possa svolgersi bene. Per cui la dieta sobria vegetariana mantiene salute del corpo e fa predispone l'esperienza spirituale. Sant'Ambrogio lo dice chiaro, dice: serve sia a star bene, e il corpo è prezioso, sia per la vita spirituale. Qui c'è un equivoco grave, per cui tanti pensano che l'astinenza della carne è per soffrire, invece è per star bene. There is a misunderstanding here, because many people think that if you don't eat meat, you do it because you want to suffer. In fact, it's the other way around. You do it because you want to feel better. Ecco, l'alimentazione frugale fa star meglio psicologicamente e fisicamente. Clemente dice: chi fa uso di cibi più frugali è più forte, più sano, più generoso, come i servi rispetto ai padroni, gli agricoltori rispetto ai padroni. Non solo sono più robusti, ma più saggi, per quello che i filosofi, più saggi dei ricchi, non oscurarono l'intelligenza coi cibi né pervertirono il cuore ai piaceri. Il surriscaldamento del sistema ghiandolare causato a certi cibi produce pensieri e fantasie, come dice la Filocalia, stimola le passioni, non solo quella sessuale. Filossono di Mabuga, un grande autore monastico siro, ritiene che un ventre gonfio non può generare un intelletto sottile, per cui se non si vince la gola
non si è accesso alle gioie soprannaturali. Diceva Filosseno, procura d'essere magro per passare dalla porta stretta, bevi acqua per bere la scienza, nutriti di legumi per essere esperto dei misteri, mangia con moderazione per amare senza misura, digiuna per vedere. Chi mangia legumi e beve acqua raccoglie visioni, rivelazioni celesti, la scienza dello spirito, sapienza divina, rivelazione di verità nascoste. L'anima che vive in questo modo percepisce ciò che la scienza umana non è dato conoscere. In tempi moderni anche chi ha studiato questo, come Columbus, dice non ci può essere vita intellettiva e neanche contemplativa senza sottoporsi a una ferrea disciplina nel mangiare e nel bere. Anche Spidlick, no, che ho citato prima, dice che c'è una relazione tra astinenza e preghiera. Se ai nostri giorni si considera il digiuno come un sacrificio aggiunto, per i padri la relazione era inversa. L'astinenza corporale è preparazione necessaria perché si possa pregare. Il digiuno è la manifestazione esterna della preghiera, è la preghiera del corpo. Per cui tra i padri si dice questo: ciò che caratterizza la caduta è l'alimentazione carnea. Nella primitiva condizione edenica invece ci si nutriva solo dei frutti della terra. Per cui l'Adam delle origini rappresenta per i padri il livello di umanità più spirituale. Per ritrovare la strada al giardino beato, cioè quando eravamo in amicizia con Dio e passeggiare con Lui, bisogna tornare all'alimentazione originaria. Infatti dice Girolamo, proprio per aver obbedito più al ventre che a Dio, il primo uomo è stato espulso dal paradiso. Ma siamo stati espulsi per intemperanza, ci si può tornare con l'astinenza. Per cui la dieta vegetariana unita alla vita spirituale sotto una buona guida fa mantenere il corpo in salute, controlla passioni, rende lucida la mente, eleva la contemplazione, ci indirizza verso il creatore. L'altro punto è la cameonia, la notte, il sonno, il dormire occupano un terzo della giornata. Per cui devono essere importanti nella vita spirituale. Le tradizioni mistiche hanno cercato sempre di far del sonno e del dormire un'occasione di crescita. La notte è sempre stata un momento pieno di fascino, di mistero. Il sonno può essere un'occasione per prepararsi, se ci si è ben preparati. Perché accenniamo a quest'arte che prevede il dormire sul duro o in terra e altri approcci ascetici al sonno e alla notte. Negli ambienti monastici originari hanno fatto tutti questa tradizione, che è propria di tutte le grandi religioni, di dormire per terra, sull'esempio di Gesù. Nella sua predicazione non poteva certo avere dei comodi giacigli, no? Lo afferma lui stesso. Le volpi hanno le tane, gli uccelli hanno nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Questo versetto infatti è alla base della scelta del dormire per terra in tanti gruppi monastici, che lo citano espressamente, tipo i cappuccini, vogliamo un letto simile al suo, e dormivano per terra. La pratica di dormire sul duro era tanto diffusa che aveva un termine tecnico nella letteratura monastica. La cameonia è l'arte di dormire per terra. È una virtù importantissima. L'ascesi, a differenza però di quel che si può pensare nella deformazione più contemporanea, non è fatta per star male e non richiede sforzi sovraumani. È una cosa preziosa, ha una sua dolcezza. Pensate, infatti, così viene descritta. Quando se ne parla del dormire per terra, si dice «Ritennero i monaci la faticosa veglia un sonno dolcissimo, la durezza del suolo un letto soffice, il tempo trascorso in preghiera e salmodiando un piacere smisurato e senza fine». Per cui il vero asceta sceglie la cosa più spartana per assaporare la vera libertà, non per star male. Il tuo letto sia pertanto di paglie e ti riescano più gradite, più son dure. Comunque tra i metodi ascetici la cameonia ha uno scopo precipuo di educare le passioni. Non ti coricare su letti di piuma, dicono i padri, per non alimentare con tal mezzo dei fuochi che devi spegnere. Girolamo lo dice chiaro, no? L'uso del letto e dei bagni caldi nuoce alla castità. Secondo Teodoreto, digiunando e dormendo per terra, i monaci repressero le cattive inclinazioni e obbligarono il corpo a scendere a patti con l'anima. Nicodemo, che ha curato la filocalia, diceva che più il letto è duro, più è facile conservare la castità. Per Damasceno, Giovanni Damasceno, dormire sul duro è una virtù che, se praticata volentieri, lì è il segreto. Quindi non stando male, ma volentieri, che quello è un punto importante. Viene
Ecco. Allora accresce la gloria. La camminia contribuisce a spegnere concupiscenza, a dominare pensieri passionali, fa progredire nell'umiltà, nell'imperturbabilità, così dice la Filocalia, e spegne l'inquietudine della mente. Secondo Massimo il Confessore, la camminia, se esercitata con intenzione pura, è una delle pratiche più odiate dai demoni. L'imitazione della vita di Gesù è già sufficiente, ma c'è una frase di Girolamo molto particolare. E dice: hai paura ad ammaccare le tue membra consumate dai digiuni stendendole sulla nuda terra, ma accanto a te riposa il Signore. Questo fa supporre che, secondo i padri, c'è una diversa qualità di presenze spirituali che circonda chi pratica la camionia, mentre al contrario i padri del deserto dicono che la notte è anche il momento dell'assedio dei demoni. E col dormire per terra circondi il tuo giaciglio di angeli e del Signore stesso. Ecco. L'altro capitolo è la veglia, la lotta contro il sonno, ritenuta una passione da dominare. Climaco afferma: sonno soverchio e cattivo compagno, rapisce i tiepidi metà della vita e più. Il cattivo monaco è sempre desto alle conversazioni e alle favole, ma quando suona l'ora della preghiera gli pesano gli occhi. Il monaco vano e leggero nella loquacità non ha chi lo batta, ma quando si principia a leggere le scritture non ci vede dal sonno. Poi c'è un altro atteggiamento, che sembra contrapporsi all'altro, meno comune, in cui anche il sonno si può trasformare in occasione spirituale. Pensate al versetto del Cantico: «Dormo, ma il mio cuore veglia». È più volte invocato dai maestri spirituali dell'Oriente per parlare di questo paradosso del monaco che veglia attraverso e al di là del sonno. Usa anche il sonno per pregare. Per Taulero addirittura un sonnellino è preferibile a un'attività di preghiera troppo intensa, anche nel tempo prescritto. Lo spiega con parole acute. Nello stato del sonno la rinuncia a se stessi, la revoca delle facoltà attive della mente, favorisce l'agire delle potenze spirituali. Cara figlia, se ti addormenti e chini un po' la testa senza volerlo durante il tuo raccoglimento, nulla di grave. Un raccoglimento sonnecchioso è meglio di molti esercizi sensibili ed esteriori in stato di veglia. Nello stato di sonno il fondo interiore può rivolgersi indisturbatamente al mondo spirituale, in modo anche più profondo che durante la veglia. Però la disciplina del sonno è comunque preziosa. Arsenio prevedeva di limitare al massimo le ore di sonno. Secondo alcuni asceti il torpore del sonno può diventare un piacere che annebbia le facoltà superiori. Per sconfiggerlo utilizzavano l'immersione in acqua fredda, si appoggiavano al muro. Doroteo per 3 anni non ha dormito. Esortato da un compagno a smettere questa pratica, gli ha detto: se convinci gli angeli ad addormentarsi, persuaderai anche l'uomo virtuoso, no? Anche Apollo per 3 anni non si sdraiò. E se concedeva sonno, lo faceva per poco tempo in punta di piedi. E a seguito di questo ebbe una consolazione grande. Molte volte, dopo che era finito il giorno e veniva la notte, vedeva i cori degli angeli, le schiere dei profeti che scendevano su di lui, mandandolo nella loro gloria, rendendolo ancora più zelante nella virtù. Il risultato di questa lotta allora è importante. Isacco il Siro diceva sul valore della veglia: tra le opere spirituali del monaco nessuna è più grande che la veglia notturna. Il cuore che lotta nella veglia acquisisce l'occhio del cherubino. E se anche capitasse che un monaco a causa di debolezza del corpo non può fare altre ascesi, il suo spirito può con la sola veglia acquisire purezza di cuore e conoscere la potenza del Santo Spirito. La veglia affina le capacità superiori della mente, fa acquisire grandi carismi. Un altro capitolo un po' delicato sono i bagni freddi. Allora, in Oriente e Medio Oriente l'uso dell'acqua è molto diffuso. Nella tradizione ascetica cristiana, molti santi hanno usato l'acqua fredda come forma ascetica. Non era una pratica diffusa, ma ha avuto una grande importanza nel primo monachesimo, ma soprattutto in quello celtico. In alcune fonti si trova l'uso dell'acqua fredda da far scorrere sul corpo come preparazione alla preghiera. Ma esiste un'altra particolarità molto notevole. Molte fonti parlano di abluzione in acque geliche mentre preghi. Questo è molto particolare.
In alcuni versi di un poema irlandese, Sam Fursa cercava un pozzo freddo come la neve per recitare i suoi salmi. San Patrizio, nella seconda parte della notte, immersa in acque gelide, con cuore, bocca, occhi e mani rivolti verso il cielo, recitava la terza cinquantina dei salmi, unita a tante altre preghiere. L'abate di Iona a San Colomba ogni notte pregava nell'acqua fredda. L'abate di Bobbio, colombano, recitava un salterio intero nell'acqua fredda. San Kevin di Glendalough ogni notte passava un'ora nello stagno per dominare il corpo, ma un angelo riscaldava l'acqua che lo circondava. Poi ci torniamo. Questo rende più comprensibile la sopravvivenza degli asceti celti che restavano a lungo immersi. Pensate che il cellerario del monastero di San Ficino volle constatare i rigori a cui si sottoponeva l'asceta e si è immerso nella sua stessa pozza e ha scoperto con stupore che l'acqua era rovente. Quindi dalle testimonianze Dumain, grande studioso, dice non sono episodi sporadici, era molto diffusa questa pratica. Questa pratica non era una risposta occasionale a un attacco passionale come San Francesco che si è buttato nella neve, tipo. No. It was not something occasional like St. Francis that he jumped into the snow. Ma era una cosa proprio più a largo raggio, un metodo che utilizzavano per educare le passioni, come riportano tante testimonianze. Durante il bagno gli eremiti recitavano preghiere come il Padre Nostro ripetute di continuo, mentre erano immersi, fino ai fianchi, oppure inginocchiati dentro l'acqua. Numerosi racconti danno risalto, questo è molto particolare, alla zona corporea che andava raffreddata dalle acque durante la preghiera. E quando non era disponibile un torrente o un lago, ad esempio di San Patrizio si racconta che durante la recita del salterio applicava ai lombi un impacco di acque gelide, perché la legge che combatte nelle membra contro la legge della mente, a detrimento dello spirito, non fomenti forcolai di lievito vecchio. Attenzione, qui è un punto molto importante, poi ci torniamo. Comunque l'elemento interessante è la constatazione che dopo l'immersione degli asceti nelle acque gelide, queste diventavano bollenti. Ecco, se si considera che l'immersione poteva durare il tempo di recitare l'intera serie dei salmi, si può immaginare come la preghiera fosse sufficiente a scaldare abbondantemente il corpo, altrimenti non sarebbero sopravvissuti a queste latitudini. Questo calore che il corpo dell'asceta produce ritorna nei racconti del monaco Dietrich, che pregava a lungo in un torrente gelido immerso ai fianchi e una volta riemerso si teneva i vestiti addosso bagnati e li asciugava col calore del proprio corpo, come si trova nelle tradizioni tibetane. Avete presente? Nelle tradizioni tibetane ti danno certe iniziazioni solo se sai asciugare per 7 volte i vestiti bagnati mentre sei di notte nel ghiacciaio. Perché dovevano dimostrare di sapere produrre con la preghiera il calore interno. Because they should be able with through prayer to heat up the body and so transform the prayer into something hot. Riguardo alla castità, cercherò adesso un po' di tagliare, comunque le passioni, se bene utilizzate, sono importanti, ma il problema della castità è un tasto delicato, se ho saltato un pezzettino. Vai sulla castità. Le forze sessuali sono importanti e dominare le forze sessuali è collegato alla vita affettiva, è il tasto più delicato, lì è facile sbagliare. Ma se sbagli rischi di non avere la forza creativa per la vita spirituale. Vanno conservate anche a livello mentale, per cui i padri consigliavano di non consentire la lessuria neanche mentalmente. Per cui il segno di aver raggiunto vigilanza e purezza era che non si formassero immagini nemmeno durante il sonno. Anche se non ti contaminano, dicono che toglievano anche quelle l'energia sufficiente. Per cui questi, per evitare che le ingannevoli illusioni sminuissero l'energia conquistata, dicono i padri del deserto, coprono con lamine di piombo i fianchi perché il freddo inibisca l'effusione di umori impuri. Qui è interessante che è la stessa zona che nel monachesimo irlandese usavano bagnare. Per cui c'è un calore che va controllato.
L'aiuto del padre spirituale è determinante nella pratica della castità. Pensate a questa cosa interessante, un anziano, un abba, si meravigliò che le sue preghiere non guarivano un fratello dalle passioni. Allora gli venne rivelato da un angelo che era stato messo un angelo a suo fianco per custodirlo, grazie alle sue preghiere. Ma l'angelo si era irritato perché questo fratello giocava con le immagini, quindi non stava lottando. Tu puoi cadere, ma un conto è cadere perché è più forte di te, un conto è cadere perché ci giochi. E questo consenso ha impedito che l'efficacia delle preghiere e l'azione dell'angelo potessero agire a difesa di questo fratello. Però occorre un ampliamento sulla linea dell'atteggiamento non repressivo nei confronti delle passioni. Climaco racconta, è riferito a sé, credo. Vidi anime impure, furiosamente impazzite in amori carnali, e preso stimolo a convertirsi dalla loro stessa esperienza erotica, trasferirono in Dio la loro passione e, sorpassato ogni timore, si sentirono insaziabilmente spronate all'amore di Dio. È quindi lo stesso amore erotico che può trasformarsi in amore mistico, anche partendo da una vita sregolata, purché trovi la giusta direzione. Per cui nella vita di un essere umano non sono le cadute quelle che contano, ma la fiducia con cui ci si rialza e si prosegue. Come dice un proverbio giapponese, cadi 7 volte ma rialzati 8. Anche per Tommaso d'Aquino non c'è distinzione ma continuità tra l'amore erotico e l'amore spirituale, perché qualsiasi tipo di amore ha una similitudine partecipata dell'amore divino. Poi salta un attimo, che è così. Ok. Per cui se il naturale amore per il prossimo può pervertirsi nel desiderio di usare gli altri per il proprio godimento, è anche vero che una forte passione erotica può trasformarsi in un grande desiderio di far felici gli altri. È sempre la stessa energia, che può essere corretta o pervertita, facendo scaturire potenze di origine divina. Quindi inevitabilmente sono le spinte erotiche spinte all'infinito, spinte a abbracciare l'assoluto, e conservano questa dinamica anche se si pervertono in passioni, per cui vanno reindirizzate, non represse. Una passione potente nasconde una grande capacità di dedizione e di sacrificio. Per questo grandi peccatori si sono trasformati in grandi santi, mentre è probabile che i tiepidi restino tali nel bene e nel male. Per questo può succedere che prostitute e pubblicani ci passino avanti nel regno dei cieli. Ecco. Per concludere, in campo religioso sono i giovani che sentono una forte esigenza di coerenza, di concretizzare nella vita quotidiana i propri ideali. Molti sono attratti proprio dalle religioni, tipo quelle dell'Estremo Oriente, che propongono una spiritualità collegata a uno stile di vita, con dieta, vestirsi, comportamento come parti integranti della vita spirituale. Ecco, questa esigenza può dare una seria risposta proprio al monachesimo contemporaneo, riprendendo il suo tradizionale ruolo di faro di una civiltà. Molte pratiche ascetiche tradizionalmente monastiche si possono riproporre con un linguaggio però nuovo. Se no ai giovani non gli piace, non gli interessa. Il linguaggio monastico classico utilizza il termine ascesi, mentre invece i giovani parlano di stili di vita, vita sobria, decrescita. Adattiamoci, bisogna rinnovare il linguaggio, usare il linguaggio dei giovani e dirgli: ma sì, quello che tu stai proponendo sarebbe proprio l'ascesi. L'esicasmo considera l'ascesi una pratica che valorizza il corpo per l'esperienza spirituale, come l'allenamento di un atleta, già diceva Paolo, serve per raggiungere la meta, da qui tutte le prescrizioni che riguardano il corpo. Una sana attenzione al corpo perché divenga strumento purificato e raffinato per comunicare coi suoi sintomi quando mangiare, quando digiunare, quando vegliare, quando dormire, quanto faticare, quando riposare. Vanno riproposti tutti questi linguaggi, che sono quelli classici dell'ascesi, dieta vegetariana, vita sobria, digiuno, anche sulla scia della meravigliosa enciclica sull'ecologia integrale che Papa Francesco ha appena fatto. Pavel Florensky diceva che l'ideale dell'ascesi cristiana non è il disprezzo del mondo, ma la sua accettazione gioiosa, che vuole il mondo più ricco, portato a un livello superiore, nella pienezza di vita trasfigurata. A questo riguardo è ben ricordare una frase molto forte di Teresa d'Avila, riportata dal Cardinale Ravasi: Signore, liberami dalle sciocche devozioni dei santi dalla faccia triste. No? L'ascesi è gioiosa. Trattare il corpo con sobrietà non è indebolirlo o maltrattarlo. Proporre metodi che indeboliscono la salute non è questa la strada,
ma collegare le conoscenze scientifiche per capire il senso delle pratiche ascetiche. Lo scopo dell'ascesi è favorire preghiera e incontro con Dio. Il fisico va preparato. Occorre una dieta che lo alleggerisca, che non appesantisca certi organi come il fegato e i reni, che hanno tanto peso nell'equilibrio ormonale, nel sistema nervoso. La scienza ha confermato questa connessione stretta tra il sistema endocrino e le passioni. Come possiamo ignorarle nel fare ascesi, vita monastica, meditazione? I giovani hanno bisogno di disciplina, la cercano, no? Nello sport, nelle arti marziali, nella danza, giochi di ruolo, nello scautismo. Serve una disciplina quotidiana, scelta liberamente, non per soffrire, ma per far scaturire risorse interiori nuove e raggiungere la grande libertà. Tra l'altro, modificare abitudini quotidiane favorisce lo stato di preghiera e soddisfa l'esigenza di giovani di radicalismo, che è la condizione della vita cristiana. In tutte le grandi tradizioni religiose esiste una regola che sancisce l'ordine del cosmo. In Oriente si parla del Dharma, termine utilizzato anche da noi, no? Secondo il profeta Geremia, gli animali la conoscono e la seguono meglio di noi, no? Anche la cicogna conosce i suoi tempi, la tortora, la rondine, la gru. Il mio popolo non conosce il comando del Signore. C'è una regola nella natura, va capita. L'ascesi è lo strumento che permette di aderire a questa regola divina. Non è uno strumento che rovina la salute, dona infelicità, ma apre il fisico ad altre possibilità. La pratica dei comandamenti, le 10 parole, ha una corrispondenza precisa alle pratiche ascetiche. Cioè, ogni pratica ascetica corrisponde a un comandamento preciso. No, Each ascetic practice corrisponde to a specific commandment. Praticandola acquisisci la capacità di realizzare quel comandamento. If you practice it, you can be able to realize that specific commandment. A uno sguardo più approfondito, i 10 comandamenti sono 10 punti mistici di forza nel corpo umano. Ecco, secondo Basilio Magno, ok? Secondo Basilio Magno, il Signore ha seminato nel cuore dei semi che diventano scintille di luce. Sono i 10 comandamenti. Ascesi e osservanza dei comandamenti risvegliano questi semi e fanno sgorgare la scintilla divina. Da questo, afferma Basilio, deriva la capacità di conoscere i misteri della natura, la capacità di operare prodigi. Osservare i comandamenti permette di entrare in relazione profonda con i principi della creazione. I comandamenti sono stati poi sintetizzati da Gesù, nostro Maestro. Egli ci domanda di amare Dio con noi stessi e amarci a vicenda. Da questo saremo riconosciuti come Suoi discepoli. Okay? Poi vai oltre facendo... Ok. Riferendosi a un enigmatico versetto del Vangelo, il regno di Dio è dentro di voi, i mistici affermano che quando uno ha purificato il suo cuore e vi entra dentro, vi scopre schiere angeliche, schiere celesti, mondi spirituali. Il cuore è un macrocosmo racchiuso nel microcosmo che siamo noi. Allora la preghiera diventa un tutt'uno col coro degli angeli e si fa la voce di ogni creatura. Poi vai alle tradizioni mistiche. Ah, aspetta, Massimo Confessore. Ecco, secondo Massimo Confessore... Mystical Tradition, va bene, comunque è qua un pochino più su. Ecco la faccetta. Vabbè, secondo Massimo il Confessore, la pratica dei comandamenti ci fa diventare immagine di Cristo, che ha compiuto il perfezionamento e imitazione di tutto il cosmo, cielo, sole, uccelli, serpenti. Nel santo che prega è presente tutto l'universo. Non è possibile essere fedeli a nessun comandamento se c'è agitazione interiore, però. Per cui finché la mente vaga, tratta da mille stimoli e attrazioni, per cui il principio di purificazione dell'anima è la quiete. Bisogna cercare di tenere la mente nella quiete, afferma la Filocalia. Ma la premessa è proprio l'ascesi. Attraverso la vita ascetica si acquietano agitazioni interiori e in qualche modo si armonizzano le potenze intime che lotterebbero le une contro le altre. L'ascesi quindi la possiamo riproporre come questa vita sobria molto nota ormai in ambito ecologista.
però ha efficacia solo se è unita al costante ricordo di Dio. Questa è l'aggiunta cristiana che possiamo fare a queste proposte. Quindi, per ritrovare l'Eden perduto, occorre ritrovare la strada del proprio cuore. Nell'immagine mitica della Genesi, l'Eden è descritto come un giardino da cui si diramano quattro fiumi, esattamente come dal cuore si dipartono le quattro vene principali. Quindi l'Eden è il luogo del cuore. So Eden is the place of the heart. Il cuore è una realtà vasta, articolata, popolata, un universo con un suo cielo in cui soffia lo spirito. Però come l'aria del cielo può essere tenebrosa con nubi, allo stesso modo il cuore è avvolto da un velo di tenebra. Questa tenebra è il fumo prodotto dal fuoco delle passioni non educate, che oscura la preghiera e impedisce di vedere Dio. Ma la porta dell'Eden è sbarrata dal cherubino con la spada di fuoco. Il fuoco è l'ardore spirituale. La caduta ha trasformato l'ardore spirituale nel fuoco delle passioni incontrollate. Sono gli impulsi che tengono l'uomo lontano dal paradiso che è nel cuore. Quindi per tornare all'Eden occorre diventare tutti di fuoco. Il fuoco dell'amore per lui, per gli altri, per tutte le creature. Allora ci si sente di nuovo a casa e la nostalgia struggente per la bellezza, la giustizia, l'armonia che tormenta gli animi di tutti gli esseri potrà essere benedetta perché ci spronerà a ritrovare la via del cuore, la via dell'Eden. E basta per adesso.